è l'assestamento di bilancio che doveva essere e l'assestamento di bilancio che poteva essere. Emerge in realtà una giunta che a mio avviso è priva di progetti. Noi abbiamo votato contro questo assestamento di bilancio in quanto l'abbiamo trovato ambiguo. Come da copione, a poche ore dal voto sull'assestamento di bilancio, gli schieramenti in consiglio regionale rispondono al gioco delle parti. Il centrodestra difende i provvedimenti, l'opposizione li attacca ancora. C'è stato un movimento dalla giunta Serracchiani, un movimento finanziario a marzo che di fatto poco tempo prima delle elezioni aveva drenato tutte le risorse. Con i fondi disponibili si è andato subito a coprire il buco della sanità e cercare di correggere intanto da un punto di vista finanziario le strutture della riforma delle UTI. Questo si poteva fare e questo è stato fatto. Pur avendo appunto fatto una campagna elettorale violentissima sulla discontinuità, quando è venuto il momento poi di dire che cosa volevano fare di diverso, si scopre perché l'unica cosa che fanno è smontare quello che c'era prima senza proporre un'alternativa. I 5 Stelle poi motivano il proprio voto contrario con l'atteggiamento della giunta nei confronti delle UTI, argomento, ammettiamolo, di labile presa presso la pubblica opinione. Ci siamo sentiti di bocciare più ancora che gli assestamenti di bilancio in quanto tali, il metodo utilizzato da questa maggioranza per demolire pezzettino per pezzettino quella che è una riforma contrastata delle UTI. I contrasti fra le parti riguardano anche le valutazioni sull'operato della giunta nei confronti degli elettori di centrodestra. Fratelli d'Italia vorrebbe che questa maggioranza continuasse così, cioè che desse subito, immediatamente, un riscontro preciso tra quello che aveva promesso e quello che sta facendo. Ma anche nel documento di programmazione è emersa proprio la pochezza della progettualità e su questo appunto credo che la giunta abbia parecchio da lavorare anche per rendere conto ai propri elettori di tutte le promesse che aveva fatto di realizzare dei progetti diversi. E sul possibile aumento del numero degli assessori a parità di costi i 5 Stelle si smarcano leggermente. Se un comune sente il bisogno di avere un assessore in più va anche, a mio avviso, diciamo, giustamente retribuito. Se ci sono quindi delle esigenze di gestione, penso soprattutto ai piccoli comuni, nessun problema. Come mai si usano due pesi e due misure? Più liberalità per quanto riguarda la gestione dei comuni, molta meno per quanto riguarda la gestione della regione. E con questa nuova norma su cui la